Eleonora Pimentel Fonseca, giornalista, poetessa che aveva diretto durante il periodo della Repubblica Napoletana, il Monitore Napoletano, e c'era anche Luisa Sanfelice, che forse con il 1799 c'entrava un po' come cavoli a merenda, era più protagonista di un fétillon amoroso, era una donna molto. A volte concedeva le sue grazie, una volta ad un Borbone, una volta ad un Giacobino, alla fine si sono trovati impicciati, come si suol dire, quindi è venuta fuori in un gioco, è capitata in un ingranaggio molto più grosso di lei, quindi rimanendo stritolata. Però alla fine sono 99 persone che vengono messe a morte. Si poteva comportarsi diversamente? Secondo me sì, non dal punto di vista giuridico però. Perché dal punto di vista giuridico le condanne sono state irreprensibili, perché lì si trattava di alto tradimento, si trattava di sovvertimento della monarchia per instaurare la forma repubblicana, quindi le leggi dell'epoca non erano indulgenti a tal proposito. Condannavano con la pena di morte tutti questi che si erano resi protagonisti di un attentato alla forma di governo. Il cardinale Ruffo non ha molto, come dire, non ha molto apprezzato la cosa. Lui fino alla fine ha tentato di salvare il salvabile perché lui era convinto che usando le blandizie si riuscisse a realizzare una sorta di pacificazione generale. Alla fine però anche lui deve cedere la mano perché corre addirittura il rischio di essere arrestato. Ci sono delle lettere inquietanti che la regina Maria Carolina invia al ministro Acton, in cui quasi gli ordina di arrestare il cardinale Ruffo. Anche lui si vede un po' costretto a fare marci indietro. Tanto è vero che qualche mese dopo, mi pare nel settembre del 1799, lui abbandona il regno di Napoli, dove pure gli era stata data una carica onorifica prestigiosa e molto remunerativa, e torna di nuovo nello Stato Pontificio e a servizio del Papa. Quindi, secondo me, poteva essere usata una maggiore clemenza nei confronti dei cosiddetti patrioti napoletani, che poi è proprio il cavallo di battaglia dei repubblicani giacobini odierni, no? Che dicono: sì, ma effettivamente lì avete decapitato il fiorfiore dell'intelligenza napoletana. Al di là del fatto che io non credo che l'intelligenza napoletana si sia schierata tutta la parte dei giacobini, ma abbiamo questi esempi di cui parlavi che ci dimostrano esattamente il contrario. Però io voglio chiudere perlomeno questo discorso.